avrebbe voluto realizzare un video come accade a molti giovani che sui social buttano queste bravate e che noi di una certa età critichiamo perché l'uomo arrivato a un certo punto non può sopportare queste cretinate, queste bravate, queste. Ecco, quest'uomo, un settantenne nei pressi di Montemurlo, nel comune di Montemurlo, pensate cosa ha fatto. Ha preso la sua Ferrari testa rossa del 1991, quindi che gli ricordava approcci vaginali non indifferenti e magari chissà quanto pelo ha visto quella macchina a quell'epoca, e ha detto: organizzo una troupe, capito? Non è che si è ripreso col telefonino, si riprende il disgraziato, un poveraccio, uno che ha Ferrari testa rossa, organizza una troupe con tanto di cameraman, luci e riprese audio, perché come si sa, se tu pubblichi in filmato e la Ferrari non c'ha il rombo della Ferrari, perdi tutto. Insomma, un'attrezzatura veramente invidiabile. Ci hanno riferito dalla provincia di Prato alcuni, diciamo così, colleghi, che è successo però un incidente. Cioè il settantenne, partito come, insomma, come da copione, come da copyright, ha cominciato a fare alcune sgommate e si vede che non più giovane e imberbe come quando aveva acquistato il bolide rosso, ha cominciato a sbandare e, come si vede dalle immagini, è piombato su un'aiola, tritando la Ferrari e mettendosi a cavalcioni di un olivo. Ora la mia domanda è: va bene che ci denigrano, ci dicono voi vecchiotti, dovete andare a vedere i lavori in corso, ma se quando si fa le nostre uscite si fa queste figure di merda, è bene andare a vedere i lavori in corso e non stare a rompere i coglioni sui social. Quindi, caro amico di 70 anni, l'unico obiettivo che hai raggiunto, secondo me, è il fatto che ornitologicamente hai permesso la scoperta di un nuovo falco di Montemurlo, il famoso falcoglione di Montemurlo, che tu rappresenti appieno. E quindi ti chiedo, magari ci si va insieme. Te vieni da Prato, io da Arezzo, ci si trova nel Val d'Arno. Il Favilli, quello dei magazzini Porcellotti, sta ristrutturando. Si va a vedere i lavori insieme, si rompe i coglioni a lui e ci offre anche il pranzo. Mi raccomando, per quello che mi riguarda, invece, alla famiglia Belmondo, le mie più sentite condoglianze, perché come tutti saprete, ieri purtroppo è scomparso questo magnifico attore, uno dei belli maledetti. Il problema è che è morto Jean Belmondo e io ne sto per niente bene. Quindi anche gli attori belli e maledetti stanno per finire. Buona giornata.